ringrazio soprattutto per l'invito. Questo è un tema abbastanza scottante, molto interessante, che ci mette in guardia, ovviamente. Se bastasse solo l'amore per cambiare il mondo, non saremmo qui a parlare, ma serve anche e soprattutto la volontà, il buon senso, gli strumenti giusti, giustizia sociale e verità. Ecco perché l'uomo tende a perdersi nell'egoismo della sua natura. L'Africa, il continente africano, è stato da secoli depredato attraverso la politica coloniale della sua ricchezza naturale e privato di milioni dei suoi concittadini costretti alla povertà e di grazia. Un processo che ha inizio da lontano 1795, quando un noto esploratore inglese, Mungo Park, nella sua spedizione esplorativa scese in Nigeria attraverso un grande fiume, prima Niger, non so se qualcuno si ricorda di questa storia, dando così inizio allo sfruttamento delle risorse naturali di un mare fino ai nostri giorni. L'Africa, nonostante le sue vaste risorse naturali e le sue potenzialità, in alcune nazioni esistono ancora oggi il degrado, la guerra, i disordini e le malattie soprattutto. Sono situazioni comuni dove si continua a registrare la percentuale più alta di vittime delle povertà. Chiediamoci quindi perché sono successe queste cose. Per egoismo, la avidità insaziabile degli uomini per accumulare delle ricchezze e carenze dei sistemi politici. Gli antichi predatori dunque si sono riorganizzati trasformandosi in grandi multinazionali e poteri forti che nel nome della globalizzazione falsa continuano a depredare l'Africa e continuare ad aumentare il loro insaziabile interesse e convenienza, ovviamente con la collaborazione di alcuni politici africani corrotti. Soluzione. Oggi c'è l'urgenza di trovare le soluzioni credibili e durature per rimediare queste antiche cose. Soluzione che per ripristinare l'ordine e la ragione mondiale, opponendo a questo odioso atteggiamento contro l'umanità, abbiamo bisogno di cambiare direzione, evitando e correggendo i seguenti errori ben precisi: speculazione selvaggia delle risorse naturali ed umane mondiali, globalmente parlando. Rinuncia all'utilizzo del continente africano come un dumping ground, cioè una mega discarica mondiale delle merci obsolete e pericolose. Per finire, favorire una politica di sviluppo socio-economico per quale area geografica della pianeta e non solo in questa causa. In questo contesto devo dire che l'idea di svuotare il continente africano come l'unica soluzione per rimediare tale antico errore è incoraggiata con una pessima politica migratoria deve assolutamente cessare, in quanto risulta una soluzione. Invece, credo fortemente che l'unica soluzione efficiente è ancora una volta, cito quella famosa frase leghista. Leghista, sì, è una frase leghista, al di là da dove proviene questa frase, che non vuole essere una semplice
slogan democratico politico, ma che contiene un messaggio di buona volontà e di buon senso, visto che è di ciò che si tratta. Una frase che non vuole dire al chiaro con i soldi, ma con un reale processo di sviluppo presso il futuro, che non cerca di analizzare, che io ho cercato in questo senso, in questo ambito, di analizzare con i seguenti punti fondamentali. Attenzione che aiutiamoli a casa loro vuol dire favorire lo sviluppo di quell'area geografica del mondo, quindi creazione di nuovi posti di lavoro reciprocamente. Chi va per investire crea il lavoro per se stesso e per loro, con loro che collaborano con esso. Quindi è creazione del lavoro reciprocamente. Aiutiamo una casa loro vuol dire coltivare l'amicizia globale tra i popoli. Quindi un vero atto di solidarietà duratura nel rispetto reciproco, che non riguarda solo l'efficienza economica, ma garantisce anche l'equità, una parola che spesso dimentichiamo in vero significato, l'equità. Aiutiamo la casa loro vuol dire ridurre le cause principali dei conflitti tra i popoli, quindi una ridistribuzione equa delle risorse naturali dei luoghi, detenendo così definitivamente il principale motivo di razzismo, poiché il vero razzismo è impedire l'accrescimento di un intero popolo o continente. Aiutare la cosa loro vuol dire democratizzazione del mondo con rispetto reciproco e in modo civile e condiviso, non con le guerre, con le armi, con la forza o con l'inganno. Ormai, io concludo per non dilungarmi troppo, visto che i contributori, cioè i relatori sono abbastanza ampi, quindi il terzo mondo ha bisogno di cosiddetto primo mondo. Africa è chiaro l'Europa per una reciproca collaborazione commerciale, con delle regole ben precise. Gli attori di TTIP, detto per la parola inglese, sono gli stessi antichi predatori che non si accontentano più di sfruttare l'Africa, ma anche l'Europa. Dobbiamo stare molto attenti, cerchiamo di sviluppare, di applicare quel semplice buon senso e quel che oggi manca. Quindi TTIP così com'è, è una grande fregatura. Grazie.